Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. Ricorreva a una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi la tua barella e cammina." E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: "È sabato e non ti è lecito portare la tua barella." Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina." Gli domandarono allora: "Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?" Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio." Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Immaginiamo la scena: un uomo steso sulla barella, da 38 anni, si muoveva a stento, cercava di raggiungere l'acqua della piscina presso il quale era stato portato. La piscina si chiamava Bezzatà. In quel luogo c'era un culto pagano dedicato al dio della guarigione. C'era cioè un'acqua che aveva un potere di guarire le persone che vi si immergevano in certi momenti. Però quest'uomo non era mai riuscito a sfruttare il potere curativo di quell'acqua. Gesù dunque lo incontra in quel luogo. Quest'uomo lo vede ma non gli chiede niente. È Gesù che prende l'iniziativa e gli domanda: "Vuoi guarire? Vuoi guarire?" Noi ci aspetteremo una risposta entusiasta, gridata: "Signore, fammi camminare, voglio essere guarito, abbi pietà di me." È così che gridano altri malati a Gesù quando lo incontrano e lo implorano di essere guariti. E invece lui, questo malato da 38 anni, come risponde? Risponde con un lamento: "Signore, non ho nessuno che mi aiuta." Poteva invocare la guarigione e invece si lamenta. Al lamento Gesù reagisce con un ordine immediato, forte, perentorio: "Alzati, prendi la tua barella e cammina." E l'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Ma la finale del miracolo è strana. Gesù sparisce da quel luogo, c'è tanta folla. Poi l'uomo, che ha preso la sua barella e cammina, ed è giorno di sabato, incontra prima i giudei, che gli chiedono: "Chi è l'uomo che ti ha detto di prendere la barella e di camminare il giorno di sabato, cosa proibita esplicitamente dalla legge?" Poi, dopo aver incontrato i giudei, portandosi sempre dietro la barella, incontra Gesù, ma lo incontra nel tempio. A questo punto Gesù gli dice una frase misteriosa: "Sei guarito? Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio." Che cosa aveva fatto? E che cos'è quel peggio di cui parla Gesù? Il mistero poi continua, perché l'unica reazione di quest'uomo guarito non è esplicitare la sua fede in Gesù, al contrario, non dice niente, va via da Gesù, va dai giudei e dice a loro la risposta alla domanda che gli avevano fatto, dicendo appunto: "È stato Gesù che mi ha guarito." È un modo di comportarsi strano, che ci lascia perplessi.
Il guarito obbedisce a Gesù, cioè porta la sua barella, ma non sembra giungere a una vera fede in lui. Dalla parola di Gesù cerchiamo di attuare per noi questo miracolo. Che cosa c'è quel, che cosa indica quel qualcosa di peggio che può capitare al malato guarito? Qualcosa di peggiore rispetto alla paralisi fisica che lo aveva colpito per 38 anni. Evidentemente Gesù con quella frase ci dice, come dice anche a quell'uomo, che c'è un pericolo ed è il pericolo della paralisi interiore, cioè una malattia dell'anima che in quell'uomo si era manifestata nel cercare la salute nell'acqua presente in un tempio pagano e non andare invece nel tempio. E mantenere quell'atteggiamento con tanta pigrizia interiore per 38 anni, anche se evidentemente quella ricerca era fallita, quell'acqua non lo guariva. Poi grave il suo atteggiamento di lamento che lo aveva bloccato per 38 anni, non lo aveva spinto a cercare altrove la salvezza. Quel lamento sono solo, nessuno mi aiuta, indica l'atteggiamento di chi non ha fiducia. Ecco la situazione peggiore, perché è una situazione che giustifica la pigrizia, che giustifica l'immobilismo, che ti blocca. Pensiamo al contrario a Gesù. Anche Gesù ha avuto un momento duro. Dice: tutti voi mi abbandonerete, lo dice ai suoi discepoli, però poi aggiunge: ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Ecco l'attività forte che anima Gesù, la certezza di essere sempre con il Padre. Ma anche San Paolo dirà, nel momento in cui deve affrontare il tribunale, tutti mi hanno abbandonato. Poi aggiunge, ma il Signore è con me e dunque non ho paura. Vigiliamo sulla tentazione del lamento spirituale che può colpirci e giustificare la nostra pigrizia. Possiamo domandarci, quell'uomo avrà imparato a fidarsi di Gesù? A riconoscere Gesù come la vera acqua che risana, che vince la nostra paralisi? In realtà il testo dice che ha lasciato Gesù e se n'è andato a riferire ai giudei che l'uomo che lo ha guarito è Gesù. È stato, e possiamo interpretare questo fatto come un atto di testimonianza, segno che è diventato un credente in Gesù e che dà testimonianza anche agli altri, oppure solo un comportamento da delatore che è andato a raccontare ai giudei che Gesù gli aveva ordinato di portare la barella di sabato? Il testo non lo dice, rimane aperto, ma esige una risposta da noi quando ci capita di parlare di Gesù. Lo presentiamo come persone che hanno fatto un'esperienza di salvezza di lui, o soltanto per raccontare qualcosa di neutro, qualcosa che non ci tocca. Il Signore oggi ci aiuti a rinnovare la nostra energia, che attinge a Gesù la sua forza e diventa capace di vincere ogni pigrizia interiore. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.